Dunque, riprendiamo il ciclo del vaccinale e siamo pronti per la terza dose, essendo trascorsi già 6 mesi, perché questa è una condizione sine qua non. Trascorsi 6 mesi, noi andiamo a fare la terza dose agli ospiti dell'RSA. Abbiamo pensato opportuno anche di farla agli operatori, perché le RSA devono essere assolutamente protette. Parte la vaccinazione con la terza dose del vaccino anti-Covid nelle RSA della ASL Toscana Sud-Est, vaccino che verrà somministrato non solo agli ospiti delle RSA, ma anche agli operatori. Si può dire che già chi ha fatto la prima e la seconda dose, quindi non ci sono state reazioni altro, la terza dose non è altro che un elemento che aumenta l'efficacia e che quindi dà in maniera straordinaria, in maniera formidabile, una protezione che a questo punto è assoluta, anche perché voglio ricordare che dopo la seconda dose qui non abbiamo avuto casi nell'RSA. Con lei è un'operatrice, insomma, che lavora? Un'operatrice, sono una DB che lavoro in questa struttura da circa 1 anno e mezzo. Se no, ma è stato difficile perché l'impegno di anche salvaguardare le persone dentro, quindi anche esternamente un pochino d'attenzione di non andare, almeno per me, dove c'era tanta gente, dove c'era confusione, giusto il minimo, diciamo, fare la spesa, certe cose. Poi un po' d'attenzione ci è voluta, sinceramente. Quando ha saputo che era possibile vaccinarsi, come ha reagito? Ma io ben volentieri, io penso che le vaccinazioni salvaguardino questo tipo come altri tipi di queste malattie. Questa terza dose l'ha fatta con serenità? Sì, io non ho avuto nessun problema nelle prime 2 dosi e mi auguro che questa salvaguardi per tutto l'inverno e anche al futuro. E da questa settimana la terza dose sarà accessibile anche per gli ultraottantenni, che potranno recarsi negli hub vaccinali o prendere appuntamento con il proprio medico di famiglia. Anche, insomma, dagli ultimi giorni, dalle ultime settimane, vediamo che i casi sono davvero, davvero pochi. Siamo in questo momento proprio ai minimi storici, per noi è una grande soddisfazione, lo vediamo anche dal sollievo che c'è a livello ospedaliero, nelle strutture che diciamo, nelle ondate precedenti si sono viste arrivare una serie di un afflusso incredibile e continuo, e quindi noi siamo adesso in una condizione che, pur essendo in autunno, non siamo di fronte a una condizione di tranquillità, e voglio essere un pochino scaramantico sperando che si continui in questo modo, ma i dati del vaccino, il fatto che siamo già circa all'85% dei vaccinati e ora con le terze dosi nella RSA ci fa ben sperare che siamo veramente arrivati forse all'obiettivo, insomma, che ci eravamo proposti all'inizio.